Sta iniziando il match. Ragazzi, l'impasse di Richter sarà in caso dalla colpa a Kerr. Esatto, comunque. Sì. Comunque il Richter di impasse è veramente forte. Sì. Se però deve essere molto contro, è un maestro comunque nell'arte di questo personaggio. Sì, assolutamente. È bravissimo. Ha davvero masterato, cioè è davvero bravissimo. Riesce a mettere qualsiasi projectile al posto giusto, o comunque mette pressione se non prende l'avversario. Cioè, davvero. Anche con gli Aerial riesce a. Esatto. Però dall'altro canto abbiamo. Beh, abbiamo Porche, che per il momento credo sia top 1. O sbaglio? Non è top 1, se non mi sbaglio è top 2. Ah, ok, top 2. Ci dovrebbe essere. Ancora forse. Esatto. Ah, okay. Però con le perdite, con le volte che ha perso in quest'ultimo periodo, mi sa che scenderà anche 2 nel piede. Quindi, però aspetteremo poi. Però intanto, come sappiamo, Pork è decisamente uno tra i migliori, top 3 sicuro. Assolutamente sì. Però qua in passi lo sta facendo vedere, no? Cioè, sta spaziando veramente bene con i tilt. Effettivamente in pass mi ha raccontato la sua esperienza che non potendo giocare molto ai tornei, diciamo, non può venire sempre. E si allena moltissimo online, labba un sacco in continuazione per ricordare comunque posizionamenti. Effettivamente mette l'acqua santa comunque. Qua... è molto perfetto. Il wow, non è morto. Quasi morto, però forse... la perfetta, lo so. Forse. Oh, quello splat bomb l'ha preso. Comunque forse là doveva fare up smash per terminarla subito. Ma insomma, è comunque finita. Esatto. Senza danni collaterali. E qui, Porca è riuscito a uscire da, comunque dalla fiamma. Ancora una volta in passo cerca la kill conferma, ma ancora non riesce a trovarla. E colpisce con l'ascia che purtroppo ancora non è abbastanza alta per fare danni, per finire la kill. Questa è forte, no? Era un forte, mi pare. Una Vector abbastanza forte, non è male. Sì, ora qua bello questo tech chase, l'ha preso subito. 1%, 1.8. Esatto, 1.8. Vediamo che gli sta mettendo molta pressione, anche perché ricordiamo che. Mi aspettavo già block. Riesce a fare molto danno grazie all'inchiostro. Al sistema dell'inchiostro, esattamente. Quindi se riesce a trovare un modo per ucciderlo off stage o con lo smash va benissimo. Sì. Perché l'unico problema di Inkling effettivamente è trovare la kill, ma per il resto. Riesce a fare un'ottima esecuzione. Secondo te chi l'ha scelto lo stage? Allora, secondo me Pork, perché comunque ho visto prima che ha fatto il 6B vicino al bordo e ha sbattuto contro il pavimento subito, quindi forse non gli facilita la vita insomma con i projectili. Effettivamente con i proiettili non l'aiuta tantissimo. Però la cosa positiva è che effettivamente Inkling potendo guadagnare un altro salto dal set B si trova un po' meglio. Deve mixappare un po' effettivamente. Perché se non mixappa può cadere vittima della combo di impass, quindi fiamma in smash. Però vediamo che sta praticamente recuperato tutto. Era una situazione molto di svantaggio, adesso in passe sta recuperando. 86% rispetto al 36% di prima. E comunque in passe è ad alto rischio di kill, perché può essere senza problemi ucciso da uno smash. Però vediamo che Passe riesce a piazzare bene, ha quasi piazzato perfettamente quell'ascia, che purtroppo non connette, da un tilt. Side B ancora una volta, boccetta che non riesce a toccare il terreno. Vediamo che Porche cerca la kill, sembra abbastanza sotto pressione ora come ora. Sì, esattamente. Dovrebbe provare qualche FT. B però fallisce. E ora vediamo questo up smash che fallisce. Dash attack che mette in una brutta posizione in pass, che però riesce a recuperare in campo senza troppi problemi. Questo B che non uccide, perché effettivamente ricordiamo che uccide abbastanza tardi. Però quel fail, attenzione, uccide in modo effettivo. Vediamo in passo che sì. Cerca di vorrebbe raccare un po' di danno prima di perdere la sua seconda stock. Wow, questi perdi a smash che fallisce, non connette, da un tilt ancora una volta, spamma un po' di bellissimo questo. Ha aspettato che ritornasse indietro la Lodi Cross per combattere e continuare la combo, però questo fail prende la stock di impasse. Purtroppo ha raccato solo 34%, però sembra che impasse sembra intenzionato ad aumentare la percentuale 62%. Quella B strano. Però comunque ha recuperato. Ha cercato di coprire più opzioni grazie alla fiamma sacra e la B effettivamente. Però è Lodi Cross bellissimo. Attenzione alla splatbo, è completamente pieno di inchiostro ora. Se Porky riesce a prenderlo rancherà sicuramente molti danni. Assolutamente sì, appunto vediamo che in passo sta agendo in modo un po' più difensivo rispetto a prima. Va ancora di down tilt, l'inchiostro effettivamente è riuscito a
liberarsene e fare smash e uccide. E prende questo primo match in pass 1 e poi 0. Però appunto siamo ancora al primo match. Ok. Ah, questo giusto. Ok. Quindi 1. In pass contro 0, Pork. Primo match. Secondo te dove potrebbe andare Pork? Allora, secondo me Pork, conoscendo Inkling, ed essendo molto combo based, ha bisogno delle piattaforme. Quello sì. Quindi secondo me le mappe più favorevoli per lui potrebbero essere ovviamente Battlefield. Yoshi Island non Yoshi Story purtroppo non aiuta più tanto perché le piattaforme sono molto alte. Esatto. E poi potrebbe anche favorire Richter, perché a volte può uccidere dal lato con la P. Assolutamente. Smashville invece è un ottimo posto. Smashville è ottimo, esatto. per può combattere senza troppi problemi, non ha problemi con le slant, effettivamente. Sì, sì, esattamente. Vediamo quindi come va questo secondo match tra Impasse e Porche. Quindi effettivamente ci troviamo qua. La peculiarità, come voi sapete, di Smashville sono le piattaforme che si muovono. Lo stage è molto largo, quindi può favorire un modo o nell'altro. Su Smashville non si muovono più le piattaforme. Non si muovono più le piattaforme, davvero? No, non si muovono più. Cioè, perché senza Yazard, vedi, sta sempre fermo al centro. Sì, effettivamente. Su Town and City. È Town and City che si muovono, perfetto. E però, anzi, questa cosa è a favore di dell'Inkling. Perché esatto. Può continuare le combo di Appei, le varie cose. Sì. Però per carità, comunque le Holy Cross, le asce, sono un buon tool anche sfruttando appunto le piccole. Assolutamente sì, utilizzando il terreno, soprattutto l'ha ora mancato. Quelle smash che non è riuscita a connettere. Prova con la croce, da un era, ancora una volta, a B che non uccide perché ancora è troppo presto, 96% contro 63%, in posto sta cercando di tenere il vantaggio, Becchera, ancora una volta. Andrà al B. Vediamo che Inkling vuole cercare di raccare un po' di danno con il Becchera, possibilmente, che è il miglior tool di Inkling, perché è spaziato perfettamente, non è punibile con shield e soprattutto fa dei bei danni. Esattamente. Vediamo l'SD da parte di Impasse. Ah, forse è doggiato. Non lo so, forse non aveva il salto. È possibile che ha doggiato la Splat Bomb e non è riuscito a recuperare. Esattamente. Oh, intanto combo qua 33%, già abbastanza facili. A B che non connette, va di neutral B per inchiostrare un po'. Bello. Da un B, ancora una volta. A B ancora una volta che ancora non trova la kill a causa della DI. Abbiamo Dash Attack, che comunque è una buona opzione. Attento alla Splat, è morto. La Splat Bomb piazzata perfettamente, in pass non riesce a recuperare. Non c'era molto da fare. È unico sempre. Sì sì, almeno per come sta procedendo sicuro. Ci vuole un miracolo per recuperare questo game. Anche perché è difficile togliere una stock a bassa percentuale all'Inkling, perché è praticamente difficilissimo da gimpare. Effettivamente sì. E poi diciamo che non è proprio un personaggio che gimpa Richter, quindi assolutamente no. È difficile. Deve giocare super difensivo. Possibilmente sì, non è detta l'ultima parola, però se non riesce a connettere e trovare la kill, purtroppo sì. C'è poco da fare. Un attentato con un AB, perché è comunque una buonissima opzione auto auto shield. Esatto. Un'altra splat che bomb perfettamente, in passe a rischio di prendere un bel po' di danni. Ancora AB che non riesce a uccidere al 178%. Oh, eccolo qua. Che trova finalmente la kill. Sì, ora vediamo 54. Ora però perché giustamente avendo 0%. Esattamente. Questo perché ha cercato il è già block, però qua questo down smash che non riesce a prendere, brevissimo a mashare velocemente. Complimenti, passa. Quindi davvero era il rischio di morte. L'avrà rotto quello. Sarebbe bastato, Down smash fosse. Forse Richter sì, effettivamente. Perché beh, sappiamo com'è messo Richter in recovery. Assolutamente. Purtroppo riguardo la recovery Richter molto. Lascia desiderare. Esatto. Vediamo qua. In faccia, gliela proprio lanciata di prepotenza. L'unico vantaggio che però potrebbe avere Richter è la rage, essendo 131% quasi massima. Però non può essere colpito assolutamente. Deve giocare ultra difensivo, altrimenti ogni singolo colpo può essere fatale. Soprattutto un fair preso bene può essere letale per il basso. È molto difficile però. Qui! Questo soft spot dell'up smash. Attenzione.
Ah, questo Big, bravo, è riuscito a... cioè, non farsi punire, o comunque perché ha sbagliato la punish. Questa back throw che butta off stage, ok. Vediamo che sta cercando di spaziare bene. Diciamo che se trova un F smash al bordo, però la partita è riaperta. Assolutamente sì. Vediamo che comunque qualche non ha più inchiostro, come non detto, è riuscito a recuperarne una parte. Sì. Purtroppo senza inchiostro non è in grado di avere il suo kill power, che già è abbastanza basso per Inkling, se non per gli smash. Sì. Poi infatti non ha neanche inchiostro Richter, quindi... Oh, però qua potrebbe... Ah, ok, non ha una kill... Non ha il down throw che potrebbe uccidere, a quanto pare no. No, il down throw purtroppo non uccide. Ah, okay. L'unica cosa che potrebbe uccidere è il back throw, a queste percentuali già potrebbe uccidere. Infatti, ora deve fare attenzione pure al grab. Qua, tenta forse... Non ce la fa, Ah, ok, infatti, non uccide. Non ce la fa, attenzione, no! Ce l'ha fatta! No! Ora no! Perché l'ha preso con un hit. Vabbè, effettivamente si era messo in una brutta posizione di l'impasse, perché ovviamente dopo un di grab il downtit dell'Inkling prende tranquillamente prende tranquillamente i due frame, quindi figuriamoci e ti lascia le caster quando non giocano. Ora abbiamo mettiamo caster, devi non mettere. So neanche no. bravo. Che cazzo fa? Devo togliere la scena caster. Bastardo. No, sei un pezzo di... Ragazzi, comunque ci avviciniamo ritornando al casting, a questo terzo match. Perfetto, ora dopo questo shampoo incredibile. Ragazzi. Pantenne, capelli. Uno pari per chi? Come uno pari per chi? Come top 12? Io sono in top 12, non in top 16. Ma stai zitto. Sono uno dei 16 migliori, dei 12 migliori palermitani di Palermo. Sei un pagliaccio. Ma sei un pagliaccio di ghiaccio. Anzi, ho passato una loser fase, quindi uno dei migliori di più, di meno. Sta zitto, pagliaccio, sparisci. Ho detto salsiccia pagliaccio. Dai, comunque, torniamo al match. Vediamo che questo sta raccando un bel po' di danno, sembra avere un vantaggio sulla Porchè, ma Porchè l'ha riempito di splat, quindi potrebbe fare molto danno, è già arrivato a 60%. C'è il zitto, siamo su Smash Bros. Italia! Vero! Infatti! Comunque il pass pieno di inchiostro è molto a rischio di prendere un bel po' di danno e di essere smashato abbastanza in fretta. Vediamo che comunque in faccia! Pazze, mamma mia! E smash che prende, connette perfettamente la stock, esatto. Ora... Giustolto, ha un nome bellissimo. Giustolto. È della community calabrese, mi pare. Sei ciao, un grande Giustolto. Giustolto, chiamiamolo. Ma non poteva uccidere con F Smash lì, era troppo. Neanche stavo guardando. C'era 130, lo uccideva. Perché vedo che Porchè riesce spesso a fare DI fuori dall'acqua sana. Assolutamente sì. Ok, FT che prende la stop. Riesce a prendere lo stock, però in passo spara comunque. Non lo so. Ma come di nuovo? Ciao spada Poppy. Bravissimo che aspetta per evitare la splat bomb. Questo up smash. Che pazzino, mamma mia, dai! Into back air che non connette. Che ha urlato meno da voi. Oh, tranquillo, nessuno sa che è Main Eroi. Ciao Astro! Ciao Astro, bellissimo. Astro, dove sei? Perché non sei qui con noi? Sia tu che Cricchio, dove siete? Intanto tanto. Qua in passa ha straperso la storia. In passa si è addormentato a legge. Vantaggio nettissimo da parte di... Purtroppo in passa lo stock in meno rispetto a Porchè. Vediamo qua, shield pressure. Eroi is a good boy, quindi va bene così. Intanto AB che prende Porchè dalla piattaforma. Il pass potrebbe recuperare Perry che purtroppo Perry? Non copre. Esatto. Ragazzi, perché la gente scrive Non lo sentivo dal 98 ed ero felice la così. Ma cosa dal 98? Neanche esistevi tu dal 98. Smetti, intanto qua vediamo Porchè com'è. Fai il shield. per evitare una 1,98 non esistevi, è andato 97 smetti.
comunque tornando al match, il passo è recuperato. Madonna, il recuperone, recuperone. Hai col comeback in passe, ci devi fare sognare molto gentilmente. Ecco, no? Che non collo con lei. Lei è 91, gli vuoi dire qualcosa? Ma chi? Ma è drogata, che cazzo fai del 91? È la mia ragazza, fratello. Se che Stolt X2 sono del 91, non è vero, non è vero. È un pagliaccio. Non devi essere del 91. No. Ma quindi scusami, è la tua ragazza, è del 91. Sì. Capisci che vi dovete sbrigare a fare qualche bambino allora. Senti, ormai siamo, c'ha siamo castrati, 91 a 28 ragazzi. Anni, quando lo facciamo? Sto grugnirino? Grugniretto? Grugniruccio? Vai a cacare, non è un mesh da fare. Come non è un mesh da fare? Sì. Dai, vogliamo il grugnino. Comunque, cimivali, sbrigatevi col grugnino. Diventa io... come padrino. Ok, ci sto. Comunque, ragazzi, come ne vediamo, che vediamo qua. Intanto, in passato è recuperato tutto. Però è molto vivo. Sta facendo l'incredibile. Un comeback meraviglioso. Vai, vai, vai. Sì, e poi si uccide. Ed è il 2-1 per il pass che è riuscito a recuperare. Invece il pass è un comeback spauroso. Spauroso. Pauroso. Dammi un poco d'acqua. Metti la scena caster quando è così. No, no. Togli la bottiglia e poi la mezza. Non voglio fare il tipo. Però lo hai sabotato in basso. Io non sto commentando. Allora vai fuori. Allora sei fuori. Adesso non male, si è messo la mezza. Pastorvenia. Madonna. La pasta io sto simpatizzando per il mio compagno di squadra. Tipo per lui solo perché è il compagno di squadra. E poi è il seed più basso. Bisogna sempre tifare per i seed più bassi. Se perché il primo, scusate, è bello se lo passa. Senza considerare che c'è. Che perché è un caballero. Quindi se il pass lo batte, sono 4 euro, raghi. Cioè, ragazzi, scusate. C'è questa legge per questo mezzino. Non è una legge. Bisogna di fare. È la capitaneria di porto di alto mare. E visto che c'erano questi tre caballero spirati nei mari, ho detto capitaneria basta. Capitaneria di porco. Mettiamo. Mettiamo una aia. Così chi li prende di noi abitanti del porto di alto mare Smash? No! Oh, bravo, è impazzito! Pneuma a urlare. Si tipa sempre l'underdog. Oh, okay, grazie Astro. E che cazzo è? Bellissima la Castlevania. Meglio proprio un mix tra il nuovo Yoshi e un Castlevania. Diventa Castlevania. Ragazzi, si è sentito un urlo spaventoso. Non è una bastone Vector, ha urlato fortissimo. Raga, veramente ha battuto. Ragazzi, Pneuma batte Vector. Ragazzi, Pneuma ha battuto Vector. Pneuma è trasceso. Pazzo, ragazzi, è duro. Ragazzi, Pneuma è trasceso. È trasceso. Ragazzi, è ufficialmente la divinità, ragazzi. Mettete la scritta qua, Pneuma è trasceso. No, basta. Sì, l'abbiamo capito. Cioè, ragazzi, lo sapete quanto è bello battere uno che spamma pick e fire? Saggio mettere il cavo della in realtà è un bambino. No, ma che brutto! Noi dobbiamo che giocare. Cazzo ha fatto il pass? No, ragazzi, ho quasi preso pass. Una bomba per fare. Mi sono upsettato la bomba, purtroppo so è due storie. Comunque, può far recuperare. Sento la casa senza l'ausilio dello stream. Non metterò mai più la video che è la cosa cast se tu sei dietro di me. Ecco. Vabbè, grazie. Prego, prego. È frizzante come me. Tu sei molto frizzantino. Qui vedi un po' frizzantiallo. Mamma mia, che setà. Ma quanto mi fa sognare questo impasse? Quanto mi fa sognare? XD. Dopo lo clippo quello. Si è sentito. Ah, si è sentito quindi. Come evita la bomba. Madonna. Un passo di danza. Lascia la ha bloccato l'animazione. Cosa ha fatto il pass? Il pagliaccio. Perché questo bambino non uccide mai? Ma il pass è antitetanico. Cos'è? Vorresti che anche l'abiti sta andando su Yoshi Banana. Oh no. Che precisione, ragazzi. Mi si è sentito anche bene. Mica è bello che siamo a due stanze di differenza. Molto bene comunque, eh? Perché era. Cioè, il vantaggio non dico più. 69, nice. Oh, bello. Per punire autoshield, buonissima opzione. Side B che connette perfettamente. Aveva up tilt che non connette, sai. Ok, non c'è più tanto. Pensavo più fare un cazzo. E allora, comunque ritornando, in pass è un vantaggio di ben 50%.
Comunque devo dire, questo stage non so quanto davvero sia più comodo per Porqué anziché il pass, perché riesce con queste piattaforme a gestire bene i propri setup. In pass riesce a gestire molto bene i setup sulle slant, anche su Lyrat setup molto bene le acque sacre. Lyrat forse ha un po' di problemi a rientrare, può avere qualche problema contro un personaggio come questo qua. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Non mi viene il nome! È Linkling. Benjen Kazooie, vince il pass, ragazzi, ti fiamo per il pass, secondo me vince per comeback pazzo, 127% a 104%, quasi even, 117% a B che non uccide, andiamo a B ancora una volta, peccato per lascia. Mette molta pressione, Aptroito appena non funziona. E l'abiti in base, non uccide Smash, che connette! Che lettura su quella bomba! E quindi ha una stock dalla vittoria. Basta tirarmi questa bomba. Se vince questa stock, se vince questa stock, è orribile. Basta, riesce a recuperare perfettamente. E direi che il Basta fa sempre molta difficoltà di entrare allo stand. Sì, è normale, essendo Richter, sì, purtroppo. È impressionante come spazia bene quel bomba, la Smash copre veramente tutto. Non evita. Copre molte opzioni, e tilt AP che purtroppo non connette perfettamente. Inkling fa appena uccide, però riesce ora... a attaccare 54%. E ora sarà... beh. Però dai, considerando come ha giocato il pass, finora è un po' in vantaggio. Sì, infatti è comunque in vantaggio di decisamente. Esattamente. Vediamo, entra qua e continua. Passa ancora una volta, side B. Oh, attenzione, l'ha preso. Ancora una volta. Se avesse provato l'F smash, forse l'avrebbe preso. Lenta perfettamente questa piattaforma. Questo, sono buonissime per Richter. Questo jab. Sì, sono comode. Vediamo il jab da Inkling. Basta che fa tre mosse con l'inchiostro. Vediamo, infatti, battere un cavallero leggermente inchiostrato. Ok, un attimo. Attenzione, basta un F smash ben piazzato. Probabilmente, e i 4 euro sono suoi. Beh, questi irreversati scendendo in pass forward, che meraviglia. Non è ancora molto. Il pass cerca la kill, cerca di coprire le opzioni. Oh, l'ha preso. Ma è taunt? No, no, è l'animazione di quando non hai inchiostro e usi una mossa. Bella. Ti rischi. Volessi giocare? Sì, un salto, un secondo. Io pure. Contro chi? Mia mamma. Oh, ancora no, ancora no. Era strano. Oh, ma sempre per mezzo pixel, incredibile. Quanti salti ha fatto? Ha fatto anche wall jump. Sì. Incredibile. Ragazzi, attenzione! Cosa è? Se l'era dimenticato? Il pass è vicinissimo a compiere l'uccisione finale per andare avanti. Il pass è illuso? Chi lo vuole, porca illuso? Si vola tanto, è migliore. La taglio. Però se lo batti c'è qualcosa. Attenzione, backdrop! No! No! Attenzione! No! Ok, va bene, questo è anche l'hai specificato. Beh, ragazzi, io vado a fare il mio round di losers. Chi e casta? Ci sentiamo dopo. Castate voi. Io devo bella, ragazzi, sono Ciccio Gamer 80 fan. Oggi questo è mio. Ho perso contro Pneuma. Bella raga. Arrivo, leggo la chat. Dite a Salvo di mettersi a dieta che sta diventando Ciccio Game. Guarda, leggi che dice Pierre. Rip. Ora lo chiamo, io faccio leggere. Ecco qua. Ecco qua. Forza, Vectro. È tornato, sono tornato di cavallero. Oh no. Let's go. Piero P ti manda gli shot. Piero, sei un fallito.
impara a vincere un major essendosi d'uno, coglione. Al Nemex quanto hai perso da Malfornever? 3-1. Impara a giocare, impara a giocare. Wow, wow, siamo su 2-2. Subentriamo così. Ok, va bene, cominciamo subito con le combo. Easy. Let's go. Allora, even, super even, come sempre questo matchup alla fine, spesso perché in base se la giocano molto, anche se non giocano spesso contro. Comunque questo potrebbe essere il primo upset a un caballero. Fai schifo. Aia, non ci andiamo a Catania. Sì, là c'è un pezzo di polmoni. Grazie Salvuccio. Dov'è Salvuccio? Non c'è spiritualmente. Vabbè, comunque, ok, commentiamo il match. Un F-Tilt Tipper sta subito killando. Lo prende Yam Bell. La chiamiamo la Yam Bell quella. No, la Yam Bell. La Yam Bell. Holy Water F Smash di Impasse. Di Richter è la Yam Bell. Ora chiameremo così. Alla taglia. Aggiungiamo qualcosa. No, che alla taglia. Le ho detto 30 secondi. Devo scrivere cattivone. No, si è suicidato. Si è suicidato. GG. E perché gli avrà dato un pugno heal. Allora non ha retto l'impatto. Ancora legge l'atterraggio. Però stavolta è doggia. Un bel jab di Inkling, ricordiamo, veramente forte, perché non solo fa un sacco di danni, ma inca tutto l'avversario. Lui interrompe il rullo, poteva punirlo. Fa un po' di swing. Recupera molto basso, rischiosissimo. Impazzo. Ha provato la Yam Bell. Ma chi l'ha fatta quella? Oh, scusa, quale cosa? Oh, ha sbagliato! Che forte sto cavallero. Il possibile ultimo stock della winner per Impazzo. Un po' sì, però. Però può essere che l'ha ripreso. Può essere che lo riprende. Non si mai contare giù. Io countdown. A di Direzio. La Yam Bell l'ha messa, cazzo. Due stock, due. Vogliamo il terzo. Esatto, la Yam. Meria la prima hit della B, ma prendono tutte le altre, vabbè. È a 30. Ma Impazzo se lo potrebbe riprendere, potrebbe fare il comeback pazzo. Il comeback pazzo di Impazzo. Ora c'è l'offstage, però rischia. Si è messo a legge, ha perso lo stage advantage. Ora sarà brutto, invece no, bellissima roll. Ma Yam Bell, invece. Si è ripreso in neutral. Chi sei? Mio zio Leonardo. Ma io sono abbillato, rimbalza sugli scudi. No, sono abbillato e nei suoi proiettili rimbalzano sul suo cadavere. Deve provare la kill di Yam Bell la terza volta. Andiamo a fargli pepperè là. Attenzione, situazione tesissima comunque. Da parte di Impasso. Brutta sapeva, punish. Porche sapeva tutto, l'ha fatto già tante volte. Porche sapeva cosa avrebbe voluto fare. Ora Impasso non lo può più riprovare perché se no muore. Non è morto. Bellissimo, Impasso sa tutto. Lascia attack, cross up. Oh, ed è 3-2. No, non è la Yam Bell. Ed è 3-2. E il caballero si tiene in vita.